Pace bene, bentrovati. Oggi, 18 gennaio, ricordiamo Santa Margherita di Ungheria, principessa. Ascoltiamo. Margherita nasce nel 1242 dal re d'Ungheria Béla IV e dalla regina Maria di origine bizantina. Nel 1252 viene condotta al monastero delle Domenicane di Santa Maria, nell'isola delle Lepri, sul Danubio, presso Buda, fondato da suo padre appositamente per lei. Più tardi verrà chiamata Isola di Santa Margherita. Qui fa la sua professione religiosa e prende il velo. Non era una donna di grande cultura, sapeva appena leggere e scrivere. Si faceva leggere le sacre scritture e aveva come padre spirituale il domenicano Marcello, provinciale d'Ungheria. È stata una delle più grandi mistiche medievali d'Ungheria e aveva uno smisurato amore per la povertà. Grazie alla sua ascesi ebbe il dono delle visioni. Lavorò anche in campo politico, in un periodo in cui la pace tra il fratello e il padre era compromessa a causa della smania di potere del fratello. Lei, con le sue penitenze e preghiere, riesce a risanare la pace in famiglia. Come religiosa, Margherita è severa con se stessa, rispetta la regola in modo scrupoloso, cerca di imitare Gesù nella sofferenza fisica e nell'umiliazione. E quando sente avvicinarsi la morte, si prepara, facendosi leggere spesso il racconto della passione del Signore, e si priva di cibo e riposo. Morì il 18 gennaio del 1270, a 28 anni, nel suo convento dell'Isola delle Lepri, presso Budapest. La sua tomba divenne presto meta di pellegrinaggi. Il processo canonico per dichiararla santa è incominciato nel 1271, sotto Gregorio X. La canonizzazione è avvenuta nel 1943 con Pio XII, un iter durato 672 anni. Come ho già detto prima, Santa Margherita d'Ungheria è una principessa, era una principessa. E quando sei principessa, in effetti, hai ben poco di più da desiderare della vita. Per quale motivo questa giovane donna, già a 12 anni, ha invece il desiderio profondo di conformarsi a Cristo? Le sue scelte sono altre. Lascia tutto e così inizia il suo bellissimo cammino di santità. Molto toccante il suo intervento. Proprio per quanto riguarda la situazione che si era generata nella sua famiglia. Sapete, le famiglie di nobili si confrontano con il potere, spesso il potere è in grado di mettere l'una contro l'altra le persone. In questo caso il fratello era anche spronato dalla moglie contro il padre perché voleva più potere, il padre era re in quel momento storico. E allora nasce una vera e propria guerra, una tensione molto molto grande. Lei, Margherita, riesce a riportare la pace. Allora pensiamo alle nostre famiglie, alle piccole storie di litigi, di bisticci e anche alle situazioni di conflitti più gravi che possono nascere per eredità, per invidie, situazioni lavorative, per una parola detta così fuori posto. Ecco, le famiglie che si dividono è un peccato perché proprio dai legami di sangue si può fare l'esperienza più piena della bellezza dell'amore. Vale la pena lavorare per la pace nelle famiglie e tu che stai ascoltando puoi essere lo strumento della pace nella tua famiglia. Innanzitutto con il perdono, innanzitutto con la capacità e l'intenzione di voler rimediare anche alla tua di parola fuori posto, anche al tuo giudizio che magari ha dato fastidio e ha interrotto una comunione già abbastanza, come dire, difficile e laboriosa da un punto di vista del lavorio che ognuno deve fare. Anche Padre Pio dava un consiglio del genere a una delle sue figlie spirituali e gli diceva: in famiglia animati di profonda convinzione, sorridente nell'abnegazione e nell'immolazione costante di tutta te stessa. Eh sì, perché per fare pace a volte ci vuole la capacità di saper fare un passo indietro. Ecco, cosa possiamo fare noi se c'è una lite in famiglia? Innanzitutto pregare intensamente,
affinché torni la pace, e poi piano piano farci rivelare dal Signore che cosa fare, perché si è su un campo minato e a volte la preghiera è veramente l'arma più forte e più efficace. Ci aiuti Santa Margherita, che ha ispirato questa riflessione, e noi ci rimettiamo alla sua intercessione. Santa Margherita, prega per noi.